Ottavo turno di Serie A e gli avariati tornano, come ogni giornata di campionato, per tutti i consigli del Fantacalcio da parte mia, per le scommesse da parte del maestro e questa volta avremo anche una grande sorpresa. Sigla e partiamo! Eccoci tornati e partiamo subito con la novità di questa settimana. Oltre al consueto video dello studio per la vittoria, come ogni settimana, uscirà un video dedicato alla dritta della settimana. Molto breve perché comunque si tratterà Sì, però approfondiamo la motivazione del nostro pronostico e della nostra scelta su una partita in particolar quella modo. dove ci sentiamo più sicuri. Esatto, e insieme a questa dritta sarà anche lanciata una bomba, un risultato esatto, Di una partita. sempre di una partita di questo turno di Serie A. Quindi, oltre a vedere questo video, guardate anche il video sulla dritta e sulla bomba che uscirà. Quindi partiamo con questo turno e si parte Subito forte. subito forte, subito con un big match sabato alle ore 15, Lazio-Atalanta. Lazio-Atalanta, l'Atalanta che viene da un periodo fisicamente che sovrasta qualsiasi tipo di quegli avversari, tranne in Champions che è stata un po' sfortunata con lo Shakhtar. Una Lazio che invece balbetta un po', è un po' discontinua. È stata anche sfortunata a Bologna dove ha sbagliato questo rigore proprio all'ultimo che poteva consegnare 3 punti agli uomini di Inzaghi. Io consiglio un giocatore per parte per questa partita, l'ho puntato un po' sulla lentezza delle difese, quindi vado a consigliare Correa per la Lazio e Muriel che giocherà al posto di Duvan Zapata infortunato per l'Atalanta. Allora, Lazio-Atalanta si affrontano due squadre che comunque fanno un bel calcio, un bel gioco e stanno anche bene in classifica, perché comunque l'Atalanta terza in classifica con 16 punti, la Lazio comunque 11 punti, un po' Sta più lì, indietro, insomma. però sta lì. Sono le squadre che si sono giocati la Coppa Italia, Sì, ricordiamolo, l'anno vinta scorso, dalla pochi mesi Lazio. fa, vinta dalla Lazio, e per questo motivo andiamo sull'1x. Comunque 1,40 è una delle tre partite che fa parte della giocata sicura, quindi siamo discretamente convinti. E sull'1, per chi vuole azzardare un po' di più, a 2,25, secondo me il segno va provato, merita di essere provato. Ore 18, sempre di sabato, Napoli-Verona. Sì, è Napoli che Questa deve riscattarsi. deve riscattarsi perché non solo viene dallo 0-0 in trasferta con il Torino, ma viene da un altro 0-0 in Champions League contro il Genk. Quindi Sì. praticamente il Napoli, strano a dirlo, ma viene da due 0-0, quindi comunque Con la qualità che ha, fa strano, sono un sì. po' anomali per una squadra comunque molto offensiva come il Napoli. Verona che in trasferta ha perso solo una volta. Noi l'avevamo disegnata come a 9 punti, come una delle squadre potenzialmente candidate per retrocedere. Ci sta stupendo. Ci sta stupendo, forse troppo, perché io comunque l'ho vista anche con la Sampdoria. Poca qualità, se ti devo dire la Però verità. fisicamente stanno veramente Fisicamente bene. stanno molto bene. Quindi magari hanno fatto una preparazione sprint, magari per Sì, accumulare un po' di punti, forse. siccome allora, in trasferta hanno perso solo una volta contro la Juventus 2-1, quindi ci può Anche di anche poco, stare. una grande Esatto. occasione nel Siccome io finale. mi aspetto comunque prima o poi che comunque il Verona dimostri le carenze comunque strutturali di una squadra che secondo me li ha, perché comunque Kumbulla Nulla, Ramani. no, ma poi giocava nella primavera fino a pochi mesi fa. È difficile, cioè, con tutto che è Difficile bravo. dare continuità, certo, di È difficile prestazione. dare continuità, è difficile dare un certo tipo di solidità. Secondo me qua il Napoli, visto anche che non segna da tanto, e il Verona che comunque sta ottenendo Andando dei bene. risultati molto insperati, secondo me potrebbe essere una partita dove il Napoli potrebbe dilagare. E io giocherei l'handicap 1 del Napoli a 1,65 e in alternativa anche il Napoli che fa over 2,5, cioè che segnerà almeno 3 gol a 1,83. Belle quote, la vedo come te, vedo un Napoli nettamente favorito che può fare tanti gol. Consiglio per l'appunto Mertens davanti, perché comunque il Napoli ha bisogno dei gol del suo principale cannoniere al momento. E consiglio Gulam perché Mario Rui è ancora in fase di recupero, giocherà Gulam a sinistra. Gulam
Lo avevo un po' individuato come il possibile top difensivo per il fantacalcio. Sta un po' deludendo, sì, onestamente, c'è da dirlo. Però penso che possa ritrovare lo smalto giusto in questa partita, dove sicuramente giocherà titolare a sinistra. Passiamo sabato sera 20:45, un'altra big, quindi un sabato veramente ricco, Juventus-Bologna. Un Bologna che ha anche qualche difficoltà a livello di infortuni, perché si è fatto male Medel, si è fatto male Tomiyasu, destro è out, quindi diciamo ci sono un po' di cambiamenti di formazione per gli uomini di Mihajlovic. La Juventus invece va verso il recupero di giocatori importanti come Douglas Costa, Danilo e De Sciglio. Non tutti forse saranno della partita, però si sta un attimino rigenerando dopo un periodo con tanti problemi. E Juventus prima in classifica, 19 punti anche in Champions alla grande, quindi ottimo periodo. Consiglio le due mezze ali, Khedira e Matuidi, perché il Bologna giocando 4-2-3-1, comunque in quella zona di campo tra i mediani e le ali e i terzini, possono trovare secondo me parecchio spazio per, e sono bravissimi negli inserimenti, soprattutto Khedira. Ok, e Juventus lanciatissima dopo anche il successo a Milano con l'Inter, che l'ha riportata in testa alla classifica, 19 punti, 4 vittorie consecutive in campionato, e Bologna che anche se ha 9 punti, quindi la classifica che diciamo una squadra che ha le, insomma, obiettivo di salvezza può andare bene, si trova nella classifica, però viene da un periodo, come detto te, oltre che da un punto di vista degli infortunati, non positivo, ma anche da un punto di vista dei risultati, perché comunque sono stati, viene da due pareggi, le ultime quattro partite sono due pareggi e due sconfitte. Tra l'altro l'ultima poteva benissimo perdere contro la Lazio, è riuscita comunque a strappare un punticino. Noi andiamo decisi sull'1-1-33, secondo me anche tendente a calare, perché comunque la Juventus e il Bologna, come detto te, ci sono tante defezioni che potrebbero incidere sulla valutazione della partita, e andrei anche sull'over 1,5 della Juventus, quindi farà almeno due gol la Juventus a 1,44, però questa è una partita che rientra nelle tre giocate sicure, quindi comunque questa siamo molto convinti che la Juventus porterà a casa i tre punti. Domenica ore 12:30 abbiamo Altra partita molto interessante che ci piace molto, ed è quella di Sassuolo-Inter. Sassuolo che 6 punti non sta andando come ci si aspettava, qualche punticino lo ha preso sì, ma tanti li ha lasciati per strada. Anche le modalità. E anche le modalità hanno lasciato un po' a desiderare. Io l'Inter non batte il Sassuolo dal 2016 e soprattutto nelle ultime 5 partite, quindi dal 2016 ci sono state 5 partite, 3 a Milano e 2 a Reggio Emilia, quindi insomma anche favorevoli all'Inter, se vogliamo dire, comunque giocando 3 partite in casa. Il bilancio qual è? 4 vittorie Sassuolo e un pareggio, che fa molto strano per una società come l'Inter contro una squadra diciamo piccola, perché comunque il Sassuolo non si può considerare una big, è un bilancio che lascia molto a pensare, che comunque 5 partite, non ha mai, nelle ultime 5 scontri diretti, 3 a Milano e 2 a Reggio Emilia, non ha mai vinto, ha perso 4 volte, mi sembra proprio. E Sassuolo che l'anno scorso finì 0-0 a Milano e 1-0 a Reggio Emilia. Andiamo decisi, anche perché comunque l'Inter si perde la sconfitta con la Juventus, ma assolutamente che ci stava, che ci può stare così. Sassuolo che, come tante volte è successo in campionato con l'Atalanta in casa, sbaglia la pronuncia, appena il livello dell'avversario si alza un po', ha dimostrato un po' delle carenze. L'Inter che, ripetiamo, la vediamo molto bene per il campionato, una squadra solida, e c'è stato questo infortunio di Sanchez e D'Ambrosio, ma ovviamente sono sostituibili. Andiamo sul 2 secco a 1,66, sì. E questa fa parte della giocata sicura insieme alle altre due, quindi è una delle più che ci convincono della settimana. Io la vedo più o meno come te, anche se magari a livello con questi infortuni di D'Ambrosio e Sanchez, anche se non sono dei titolarissimi, però comunque poi Lautaro ha giocato molto in nazionale,
Insomma, ci sono un po' di incertezze, forse giocherà forse Bastoni nei tre dietro, che comunque con la Juventus non è andato benissimo. Neanche malissimo, però. Sì, però il gol viene dalla sua parte, ci può stare, però è un giovane, il gol di Wayne viene comunque sul suo, sulla sua zona di campo, ci può stare, comunque è un giovane interessante, però insomma, magari può concedere qualcosina. Io vado per questa partita, non sui big, però vado su due mezze ali brave negli inserimenti, come Duncan per il Sassuolo e Gagliardini per l'Inter, che giocherà probabilmente, ecco, altro infortunato comunque che non si sa si recupera, Sensi, anche lui forse non ci sarà, questo problema all'adduttore che aveva, che lo aveva escluso nell'ultima partita. Giocherà forse Gagliardini, bravo negli inserimenti, quando ha giocato ha fatto gol a Genova, comunque i suoi inserimenti sono sempre interessanti, quindi vado su questi due. E passiamo poi a Cagliari-Spal, la prima partita di domenica alle ore 15. Cagliari, che di solito costruisce in casa le sue fortune, anche se quest'anno non troppo, ci dirai bene tu nel dettaglio, e Spal che fuori casa insomma, non va benissimo, quindi io propendo più per i sardi in questa partita e consiglio appunto due giocatori però solamente del Cagliari, che sono Nandez, che lo sto vedendo, mi piace molto, è veramente un motorino instancabile ed abbina anche un'ottima qualità, già due assist in campionato, tra cui quello a Castro a Napoli per il gol vittoria, bel giocatore, mi piace molto, e Simeone comunque giocherà lì davanti, la difesa della Spalla comunque forse sarà senza Vicari, anche un po' in difficoltà, li vedo bene. Cagliari che ha vinto solo una partita su quattro del ricordavo campionato. Bene allora. Ricordavi benissimo, ma Spalle che viene da tre sconfitte su tre in trasferta. Lo ricordavo anche. Segnando praticamente zero gol fatti, sei subiti. La vedo un po' diversa, nel senso che sì, il Cagliari non è escluso che vinca, però sia da un punto di vista delle difese, perché comunque il Cagliari comunque in casa ha concesso qualcosa, perché ha preso il gol dal Genoa, anche se ha vinto, ha preso gol dal Verona, ha preso gol dal Brescia, quindi comunque non ha dimostrato una solidità difensiva enorme. E affronta questo Spal che per la legge dei grandi numeri prima o poi in trasferta dovrà segnare, quindi io mi concentrerei sul gol, cioè che segneranno entrambi a 1.80, e che la Spal, se uno vuole rischiare un po' di meno, che la Spal segna a 1.40, la squadra ospite, che quindi segnerà la Spalla 1.44. Credo che sia da un punto di vista di gamba la statistica, sia da un punto di vista di squadre, secondo me il gol della Spalla può uscire, quindi il gol a 1.80 è che la Spalla segni almeno un gol con 1.44. Perfetto. Domenica ore 15, una partita che seguiremo con molta attenzione, proprio perché comunque ci stanno le nostre squadre in gioco, ma che poi ci dirai anche tu, ci confermerai anche tu, non è detto che venga disputata, perché comunque c'è un'allerta maltempo. Il Giuliacci della situazione, ho le stesse due informazioni. Però detto questo, e appunto proprio non solo per questo aspetto meteorologico, ma anche per un aspetto Sampa ha cambiato allenatore, la Roma con alcune defezioni, sì. Io consiglierei di non toccare come partita. Se dovessi proprio toccare qualche cosa, giocherei sull'X a 3.60, cioè comunque una partita non certo spettacolare. Ranieri sicuramente porterà, certo, sì, porterà tutto tranne che il bel gioco. Roma che comunque ha qualche problema, soprattutto in avanti, e ora ci dirai quale, sì. Andrei sull'X a 3.60. Ma è una partita che non tocchiamo nelle nostre multiple. Ci può stare, anche perché aggiungo delle informazioni meteorologiche come mia. Com'è l'aggiornamento? L'aggiornamento è che è prevista una forte perturbazione già dalla giornata di venerdì fino a lunedì. Quindi comunque di forte intensità, che interesserà quali precipitazioni di carattere temporale temporalesche. Con forte elettricità anche. No, scherzi a parte, comunque è prevista per 3-4 giorni forte maltempo sulla zona di Genova e domenica dovrebbe essere il terzo giorno di pioggia, quindi
insomma, è difficile che si possa giocare, onestamente. Va considerato, e anche per questo motivo meteorologico ho individuato un paio di giocatori che forse possono rilanciarsi in questa partita, che sono Gabbiadini per la Samp, che magari con il 4-4-2, come sembra, impostato da Ranieri, può far coppia con Quagliarella e dar fastidio comunque alla difesa della Roma, che concede ancora. Sicuro che non sarà Caprari l'attaccante? Non credo, penso più Gabbiadini. E per la Roma, non perché mi piaccia troppo, però se non lo si schiera questa volta è meglio che lo buttate. Nicola Kalinic. Perché comunque è vero, ha sbagliato dei gol in queste partite, però comunque è un giocatore che fa ottimi movimenti, su quello non gli si può dire nulla. E davanti alla porta non è di certo un killer, questo è vero, ha sbagliato dei gol in Europa League e in campionato. Ne aveva fatto uno al limite con il Cagliari, che poteva regalare una grossa vittoria importante per la classifica della Roma, è stato annullato. O non è stato poi convalidato, c'è ancora questo dubbio. Però va messo, diciamo che se lo vede al fantacalcio va schierato, perché Dzeko comunque... Se avete avuto il coraggio di comprare il fantacalcio, queste sono le partite come che... il nostro amico Giorgio, esatto, che salutiamo. E va messo, perché Dzeko 90% non sarà della partita per questa doppia frattura allo zigomo. Non ci sarà Under, poi per parlare delle altre assenze, Under che è in ripresa ma probabilmente non ci sarà, Mkhitaryan è ripresa ma probabilmente non ci sarà, Perotti è ripresa e ci sarà ma solo nei convocati, perché ovviamente non gioca da mesi, Pellegrini non ci sarà ancora, problemi quindi ce ne sono tanti per la Roma, Florenzi probabilmente sarà spostato in avanti, è una Roma ancora con tanti problemi di formazione, quindi è una partita molto difficile da giocare, come detto te, meglio non toccarla per quanto riguarda le scommesse. Passiamo Udinese-Torino, sempre ore 15, partita che io personalmente vedo, come tutte le partite dell'Udinese, abbastanza brutta. Sì. Abbastanza brutta. Torino comunque che quest'anno ancora ci deve far vedere bene di che pasta è fatto, ha 10 punti in classifica. E non è certo in trasferta dove esprime il miglior gioco. Esatto, anche se ha vinto a Bergamo, c'è da dirlo, però ha perso male poi a Parma, una partita brutta, e ha perso a Genova 1-0 giocando male, quindi vedo almeno... È stata l'unica squadra che ha perso con la Sampdoria, esatto, di Francesco. Vedo una partita molto molto brutta, da 0-0, 0-1, 1 pari, sì. 1-0, la vedo così, e consiglio per l'Udinese la fisicità di Okaka, e comunque sta in un buon periodo di forma, dovrebbe giocare. Comunque il Torino dietro ancora sta, si deve ancora registrare, poi questa assenza di Inculo comunque li ha, sì, un po' destabilizzati, ora dovrebbe rientrare questa partita, e Verdi per il Torino, perché comunque ancora deve fare qualcosa di importante. Sì. L'hanno pagato tanto, è un giocatore che mi piace, con la difesa dell'Udinese che forse avrà Becao out, forse ancora qualcosina deve registrare, può con la sua tecnica e velocità metterli in difficoltà. Sì. Comunque Becao, Trostekong e Samir sono tutto tranne che veloci, forse solo Samir un po' può tenerlo, però può far male. Allora, condivido tutta la tua analisi, infatti il mio pronostico è X a 3.20 e Under 2.5 a 1.66, la vediamo uguale, anche se c'è una statistica che sull'under un po' mi spaventa, anche se non mi fa cambiare, comunque, che sarebbe che su 7 partite l'Udinese ha fatto 6 under 2.5 su 7, quindi a dimostrazione che, come ha detto te, fa poco spettacolo, poco gioco e soprattutto pochi gol. Esatto. Una statistica che 3 gol fatti e 6 subiti, penso. Esatto, quindi mi fa, tra virgolette, propendere sull'X, è una curiosità. In casa l'Udinese 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte. Torino in trasferta 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Quindi è un segno che può riempire questa casella. Quindi sono due, la casella dei pareggi sia dell'Udinese in casa che del Torino in trasferta è ancora 0. Quindi rimarrà 0 pure questa volta. Se lo dice il maestro, no. Io statisticamente queste strisce lunghe le ho sempre pensato che prima o poi si interrompa. Può essere la partita giusta. Andiamo
timidamente sull'X a 3.20 e sull'Under. Non con arroganza. Non con arroganza. Timidezza. L'arroganza sta sulle cose sicure, sulle partite sicure. Qua c'è la timidezza. Qua c'è la timidezza del maestro. Sì. C'è l'umiltà del maestro. Sì, c'è l'umiltà. Parma-Genova, domenica ore 18. Sì. Ultime 5 partite del Genova, 4 sconfitte e un pari. Quindi non certo un periodo positivo. Però prestazioni non troppo non troppo negative, quello è vero, però fino alla scorsa settimana sempre lì sul mandare via Andrea Zoli, che sembra un po' l'Empoli di Andrea Zoli, no? Faceva sì. bene sì. però perdeva quasi. Speriamo che non facciano, speriamo per i tifosi del Genova che non facciano la stessa fine, e lo speri. Sì, allora la Parma Genova io andrei sul gol, perché comunque sì. Il Parma abbiamo sempre detto che in trasferta esprime anche per caratteristiche contropiede si va meglio, certo, un gioco più efficace che in casa. L'anno scorso dimostrò per tanto tempo di fare infatti più punti in però trasferta. Quest'anno in casa sta andando meglio, però quest'anno in casa sta andando meglio, bravissimo. Però visto che il Parma un po' ha concesso l'ho vista con la spalla e Parma male, molto male, sì. Il Genova primo tempo ottimo col Milan, poi nel secondo tempo un po' sparito. Andrei sul gol a 1,75, se che segneranno entrambe le squadre. E, insomma, con una buona convinzione. Di tutto l'assalto due pari. No, uno pari. Uno pari. Uno pari. Debole. Io vado, la vedo come te più o meno, comunque due squadre che penso proveranno a giocarsi. Sì. Consiglio per il Parma Kučka e Gervinho. Kučka che è tornato finalmente titolare dopo un periodo di assenza per infortuni, ha fatto bene in nazionale e lo consiglio, un bel giocatore per il fantacalcio. E Gervinho per il Parma, perché comunque la difesa del Genoa comunque concede, il Genoa ha concesso 15 gol, è la seconda peggior difesa dietro solamente la Sampdoria. Di Gervinho con la sua velocità può fargli veramente male. Genoa ancora senza crescita, infortunato. Quella è un'assenza pesante, ricordiamolo. Là dietro è forse il giocatore più. No, è sicuramente il più forte, certo. E quindi assenza importante. Quindi Kučka, Gervinho per il Parma e Kouamé. Ah, quindi comunque il tuo Romero lo vedi una spanna sotto a crescita. Beh, crescita. Più esperienza, più. Insomma, Romero è ancora giovane, può crescere, però mi piace Romero. E Kouamé per il Genoa, un po' per lo stesso motivo, perché il Parma comunque dietro tra Bruno Alves, Jacoponi, Gagliolo non è velocissimo. E poi ricordiamo che Kouamé è il nuovo acquisto del Guru. Il Guru nuovo acquisto del Guru, sì, è rientrato in un mega scambio, però fa parte al momento di una delle mie due formazioni. Sì. Kouamé, quindi. Dove stai facendo più schifo, bisogna ricordarlo. Comunque sei in metà classifica. No, anche un po' di meno. Medio bassa. Perché comunque l'ultima giornata. Adesso con questi scambi il muro. Dovevi cercare di una impennata clamorosa. Speriamo, me lo auguro per te. Perché comunque, insomma. Te lo auguro. Finora è stata una. Fantacalcio molto deludente da parte di chi l'anno scorso ha vinto il campionato e chi si professa più. C'è stato un po' di appagamento, che quello, però è già finito. Adesso ci sarà una pronta risalita. Domenica sera Milan-Lecce, 20:45. Esordio di Pioli. Qua secondo me poche storie. Il Milan deve far sua la partita, il Lecce è tecnicamente molto scarso, tranne Mancosu, Falcu. Iago Falcu, tranne Mancoso e Falco, però insomma poche qualità. Lecce dietro è abbastanza scarso, seconda peggior difesa del campionato. Il Milan deve vincere senza storie, deve far sua la partita. Piontek e Suso devono dimostrare qualcosa in questa partita, se non lo fanno in questa partita veramente. Quindi Piontek e Suso per il Milan. Sì, condivido. Il Milan in casa ha vinto solo una partita su tre. Cambio di allenatore, sul rigore col Brescia. Sì, cambio di allenatore Pioli. Credo che faranno un'ottima partita. Dovranno dare delle risposte sicuramente dal punto di vista delle prestazioni. Lecce che ha 6 punti, ha fatto punti solo in trasferta, quindi potrebbe essere un po' insidioso. Ma noi ricordiamo che Lecce non vince dal 1997 a Milano col Milan, quindi comunque. La gabbala potrebbe essere al sostegno del Lecce, però vediamo
restava anche per tanti anni e non in Serie sì, A. Vediamo tanta differenza tra le due squadre. Andiamo sull'1 a 1,40 e andiamo sull'1 più over 2,5, quindi anche in ottica che magari il Lecce possa fare un gol 2-1, 3-1, quindi facciamo 1 più over 2,5 a 2,10. Buona giornata. Però stiamo sempre sul... C'è sempre una squadra in difficoltà. È sempre, ecco, appunto, sono curioso di vedere come la cura Pioli possa inserirsi, insediarsi, soprattutto nelle prime partite. Andrei un po' cauto, però è 1 più... uno più over. Lunedì chiudiamo, concludiamo la giornata con Brescia Fiorentina, che noi consideriamo una partita scoppiettante da come, sì, penso di da sì, come pensiamo che possa andare la partita. La Fiorentina ha 3 vittorie consecutive, già questa è una notizia, comunque avendo visto la Fiorentina fare una striscia negativa di mancata vittoria infinita di quasi un anno praticamente, sì, di non so quanti giorni, quasi 300 15 giorni. Partite, esatto, quindi iniziata con Pioli e conclusa con Montella, che aveva preso la squadra già l'anno scorso, quindi comunque è stata una cosa quasi clamorosa. Viene a 3 vittorie consecutive. Brescia che viene da 2 sconfitte consecutive, ma direi onorevoli e prevedibili, perché ha perso con Napoli e Juventus, sì, e di poco. Quindi è sempre di misura. Quindi fondamentalmente vediamo una partita lottata sicuramente, dove difficilmente vediamo una vittoria, almeno io vedo una vittoria della Fiorentina, che insomma 4 vittorie consecutive da Fiorentina mi sembrerebbe veramente un qualcosa di molto raro, non impossibile ma raro. L'ultima partita del Brescia in casa è quel famoso 3-4 del col Bologna, sì, quindi rimontata da 3-1, esatto, quindi io andrei sul gol che segneranno entrambe le squadre, 1,66, e poi diamo dopo nel video della bomba dove verrà associato alla partita sicura, daremo il risultato esatto, un bel risultato esatto con tanti gol, dove ci crediamo molto, perché crediamo che questa sarà una partita molto scoppiettante. Concordo con te e a sostegno di quello che hai detto consiglio per il Brescia Romulo e Balotelli. Romulo in questa nuova posizione quasi di trequartista può far bene, ha segnato a Udine dove il Brescia ha vinto, ha fatto qualche assist già. Balotelli lo abbiamo visto ben integrato, ha fatto gol a Napoli, si sta inserendo bene in questa nuova, sì, realtà. Mentre per la Fiorentina consiglio D'Albert, perché giocherà dalla parte di Sabelli, che insomma non mi convince molto a livello difensivo come terzino, e D'Albert sta andando molto bene. E Ribéry, perché comunque il Brescia si produce, fa abbastanza gol, però dietro comunque concede, e Ribéry con la sua qualità può veramente fare la differenza. Ci sarà anche Chiesa probabilmente, che non ha lesione al flessore, si sta allenando, però diciamo Ribéry è il più sicuro secondo me lì davanti. Okay. Bene, abbiamo chiuso lo studio per la vittoria e ricordiamo un po' di cose. Allora, ricordiamo intanto di iscriversi al nostro canale. Ricordiamo che è importante, una cosa più importante. È fondamentale, più importante di questo video. Quindi ricordiamo di iscriversi al canale. Ricordiamo che uscirà un video dove ci sarà la dritta della settimana, dove motiveremo in maniera più approfondita una partita. Motiveremo in maniera più approfondita il nostro pronostico, e ci sarà un risultato esatto a sostegno, esatto, di un'altra partita. Perché giustamente ci hanno scritto: ok, mi piacciono le vostre giocate, però dateci una partita, esatto, che magari l'aggiungono nelle loro sicure. Quindi comunque noi daremo una partita, diciamo quella che noi dell'otto delle riteniamo la più sicura in assoluto, che ovviamente non saranno partite a 1,10, 1,15, esatto, 1,20, perché comunque quelle c'è poco da studiare, esatto, sono scontate di loro, quindi daremo una buona quota comunque che noi riteniamo molto interessante da giocare, e un risultato esatto per provare a fare un colpettino. E a fine video ovviamente proponiamo la giocata sicura del maestro,
sempre con quota intorno a 2,50-3,50 sì, indicativamente, quella un po' più sicura per rientrare delle spese, e la bomba per provare a vincere qualcosa solo sul canale Telegram. Solo sul canale Telegram, quindi quella un po' più azzardata, dove abbiamo tutto a disposizione. Avete tutto a disposizione, speriamo sia una giornata proficua per il fantacalcio e per le scommesse. Dagli avariati per il momento è tutto. Sì, detto bene, tutto. Non tutti. È tutto, e ci sentiamo prestissimo per tantissimi nuovi video, e ne usciranno veramente tanti, eh? Fate attenzione. Ciao amici. Ciao.